Ciao amici e benvenuti a questa quinta particolarissima puntata di Selfie Chef, perché le noci fanno bene alla pelle, fanno bene all'intestino, ma certo se te le mangi è molto meglio. Sigla! Anche la quarta puntata dove parlavamo della zucchina, no? La zucchina e questi doppi sensi. Adesso basta con la zucchina. Tiriamo fuori l'ultima zucchina proprio per non parlarne mai più. Ed eccoci, abbiamo questa zucchina siciliana. Questa zucchina siciliana, questa piccola zucchina siciliana, la zucchina, questa piccola. Mi aiuta anche un assistente. Abbiamo la. La zucchina siciliana. Cosa ne volete fare della zucchina siciliana? In questa puntata vi diremo invece di che cosa non parleremo, visto che non vogliamo più, adesso basta, dare questi riferimenti sessuali. Un piatto diventa un piatto erotico per il piattamento o per peperoncini, minimizzazione. Quindi a questo punto vi diciamo di che cosa non parliamo. Non parliamo del pesce generico, neanche della passera di mare. Non parleremo, sempre con la stessa mano, del salame. Ora, il salame né è quello a fette né quello che alle donne, caso strano, il salame piace sano. Questo è un detto un po'. Quindi non parleremo nemmeno della salsiccia, del cetriolo o della banana. Pasta parlando, facessimo un brodo con tutte queste verdure, non ci metteremo certo dentro il ditalino come pasta, ditalino rigato, perché la pasta pure porta a delle comprensioni strane, come il rigatone, cannellone. Non parleremo di pane, dello sfilatino. Il pollo lo lasciamo perdere, perché il pollo c'ha il coscio, il petto e il culo. Quando vedete in Duculo a Masterchef cucinano ste palle del toro, se le mangiassero loro, noi ci mangeremo due spaghettini alla puttanesca. Però ecco, neanche lì le cozze non le possiamo dire che sono delle donne brutte, come il broccolo che fa lo chef, il pecorino. Pecorino e vino, volete un po' di passerina? Il cannolo! Diciamo, se parliamo anche di gelato, magari faremo degli accostamenti strani. Tipo, prendiamo tre gusti di gelato, tirami sulla banana col bacio. Tirami sulla banana col bacio. Io volevo a un certo punto parlare di quello che era una salsetta buona che si chiama Cazzi Imperio. Quindi, tolti tutti questi doppi sensi, in Selfie Chef, in questa quinta puntata, la metà parlerà del... Forse è tutto finito. E di che cazzo verrà? Sembrava una cosa tanto figa mettere tutti, quindi non c'è più puntate. Aiuta Selfie Chef e continua a seguirlo, metti mi piace sulla sua pagina Facebook e invia le foto dei tuoi nuovi piatti.